Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del Trappolone. Molti di voi mi hanno chiesto se potevo fare un breve tutorial su come creerei io un beat trap. Perciò diciamo che ecco, ho optato per la velocità e per la semplicità. Mi sono girato un po' Logic, penso che sia un programma molto adatto al genere, perché comunque contiene già di suo, senza aggiungere plugin esterni, molti strumenti personalizzabili, molti suoni di base abbastanza buoni, quindi ho pensato che con Logic poteva essere la soluzione migliore per illustrare come fare un beat trap. Detto questo, volevo anche dirvi che questa sessione che sto per creare da zero la metterò in free download in modo che potete scaricarla da un link in descrizione per vedere appunto tutto quello che ho fatto. E magari partire anche da quei preset se preferite. Penso che comunque in ogni genere sia giusto customizzare il proprio suono, però capisco anche che spesso come me potete stare di fretta, dovete fare un pezzo trap in mezza giornata perché magari vi è capitato qualcuno che ha queste esigenze, ha un budget ridotto, quindi in quel caso potete tranquillamente partire da dei suoni che vi siete creati prima. Va bene, comunque non perdiamoci in chiacchiere, creiamo un nuovo progetto di Logic. New. Creo subito una traccia instrument. Diciamo che se andiamo a destrutturare un po' com'è il classico beat trap, è molto semplice. C'è una drum machine, quindi una linea di batteria, una linea di synth basso che insomma prende la parte sub del pezzo, e poi la melodia. Secondo me, ecco, se dovete fare un beat da zero, forse la prima cosa da pensare è proprio la melodia. Che quasi sempre nella trap è un po' horror, un po' tragica, definiamola così. Quindi, ecco, partirei da fare una melodia. Magari, ecco, adesso me la scrivo con questo primo piano elettrico che mi ha aperto e poi mi vado a scegliere un suono. Quindi, diciamo, creo un loop e mi vado a mettere delle note. Quindi, allora, allunghiamo il loop per l'intera battuta. Ah, io partirei come BPM, partirei da 130, che ho visto che è un BPM abbastanza classico per il genere. Quindi proviamo a suonare qualcosa. Ok, vabbè, ho fatto una melodia al volo molto, molto trap, diciamo. La prima cosa che faccio su questa melodia è quantizzarla. Se voi andate qua sul piano roll, vedete che c'è una funzione time quantize, queste sono note diciamo in sedicesimi, le seleziono tutte e le quantizzo. Quindi vedete me le ha messe tutte in griglia praticamente, anche se questa non proprio. Ok, qua lo snap lo mettiamo sui sedicesimi, quindi controllate che è tutto in griglia. Risentiamola e comincerò a cambiare suono, magari probabilmente un pad. E trovando un suono, insomma, che mi sembra abbastanza familiare per il genere. Questo diciamo che come suono secondo me ci può stare, cioè un po' horror, forse un po' troppo caldo per la trap, però direi che come punto di partenza è ottimo, niente da dire. Fatto questo, io in genere mi creerei una linea di batteria, quindi mi vado a creare una nuova traccia e ci metto una drum machine sopra. Curiosando, ho visto che questa qua, Atlanta, mi piaceva molto, senza che mi metta a cercare mille settaggi. Faccio andare un po' avanti il pezzo e mi provo un beat. Mi faccio prima cassa e rullo e poi andrò a mettere il Charlie, che nella trap è mattissimo, deve essere super imprevedibile, super storto, quindi una volta fatto il beat di cassa e rullo, poi si può procedere col Charlie. Partiamo con cassa e rullo, facciamoci un'idea di beat. Allora, fatto questo, diciamo che abbiamo un beat molto basilare di cassa e rullo. Ovviamente non mi sto mettendo a pensare troppo sulle scelte di mettere cassa qua, rullo di là. Sto facendo una cosa super basic, però
tenete conto che è una cosa che, come tutte le cose, se ci perde un po' di tempo può uscire un beat molto migliore. Quindi sono consapevole che è una cosa molto basic, però quello che mi interessa è farvi capire l'approccio. Fatti cassa e rullo, adesso passerei a scrivere una linea di Charlie bella storta. Vabbè, diciamo che può funzionare per il nostro scopo, quindi vedete un Charlie alternato un po' in sedicesimi, un po' dimezzato, poi con qualche colpo di Charlie aperto, insomma è una cosa molto semplice. Fatta la drum machine e fatta la melodia, cosa manca? Il bassone. Bassone trap, che secondo me è la cosa su cui andrebbe perso più tempo. Ho curiosato un po' per i preset di Logic, ho trovato qualcosa che mi piace, che è questo synth qui. Qui allora, vabbè, mi ho aperto questo synth di questo piano elettrico di default. Togliamolo, togliamo tutte le mandate, spegniamo tutto. Ok. Fatto questo, io partirei da questo synth qui. Qua. ES2. Questo qua mi piace molto e partire da synth bass, avevo trovato questo qua, Monster Sign, che fondamentalmente è un'onda sinusoidale molto bassota, trasposta in basso. Ecco, come potete vedere. Teniamo sempre il volume non troppo potente già dall'uscita del plugin, perché sennò rischiamo di clippare l'impossibile. Sentiamolo un attimo assieme alla canzone. Ovviamente la cosa che secondo me ha più senso fare, se non vogliamo impazzire a scrivere una linea di basso da zero, è prendere proprio i colpi di cassa della batteria. Quindi ci copiamo solo le note della cassa e poi le andiamo a scrivere sulla clip del basso. Perché questo? Perché chiaramente così avremo il basso perfettamente in sync con la cassa. E quindi poi dovremo fare solo le note. E questo è molto utile perché dà corpo alla cassa e dà pure molto più ordine nel beat. Quindi questo, vabbè, ce l'ha copiato staccato dall'inizio. Andiamo a rimettere all'inizio. Scegliamo una nota fondamentale. Ok, quindi diciamo che il pezzo dovrebbe essere con la nota fondamentale in Mi. E sentiamolo un attimo, sentiamo il loop. Ok, adesso la cosa che bisogna fare è allungare il release della nota in modo che ci abbiamo quel senso di basso lungo opprimente che sentiamo sempre nella trap, quindi gioco un po' col release man mano che la traccia va avanti. Perfetto, abbiamo il nostro basso bello sistemato con i colpi di cassa, e la lunghezza delle note mi sembra molto figa. Adesso possiamo giocare un po' con le note di basso, quindi magari aggiungere qualche nota e volendo anche cambiare qualche nota. Non è detto che il basso debba essere per forza così mononota, e quindi giochiamo un po' a orecchio per avere una linea di basso più interessante, che però sta bene anche con la batteria e con la melodia del pezzo. Thank you.
direi che c'è anche un basso interessante in questo beat. Quindi, diciamo, ecco, chiaramente se fosse stato un pezzo che avrei veramente dovuto scrivere ci avrei perso molto più tempo, però di base il beat c'è, cioè l'approccio c'è. Adesso, ecco, una cosa che farei è sistemare un po' il modo in cui stanno insieme i suoni, quindi una leggera mixata, tanto per farvi vedere quello che vorrei tirare fuori. Innanzitutto, sul basso, nominiamo le tracce magari così capiamo meglio. Bass, drum e melody. Quindi innanzitutto quello che farei è fare un bel passabasso sul basso, in modo che liberiamo un po' di alte e le lasciamo per la melodia. E poi provare a distorcere anche un po' il basso. Potremmo schiarire un po' la melodia, che comunque diciamo che deve stare molto più sulle alte barra medio alte, e lasciare molte basse appunto alla cassa e al basso. Sto andando veramente, cioè proprio come un macellaio ovviamente, per sbrigarmi, però diciamo che se siete furbi il concetto lo state capendo. Potremmo provare anche a distorcerla un po' la melodia, vediamo che succede. Adesso darei un'occhiata alla batteria, a vedere com'è, anche se non è male per niente, considerando che abbiamo preso il preset esattamente come ce lo siamo ritrovati. Forse proverei a dare un po' di riverbero, leggerissimo, ovviamente tagliato sulle basse e sulle alte, giusto per far sentire le medie un po' più che riecheggiano, diciamo, dargli un po' d'ambiente. Vorrei provare a modificare un po' la cassa per dargli un po' di sub in più se riesco. Abbassiamo un po' tutto perché stiamo clippando l'impossibile, quindi 1, 2 e 3.
L'ultima cosa che farei è mettere un po' di EQ sul master per ripulire ulteriormente un po' tutto, magari un leggero filtro agli estremi, insomma, quello che si fa sempre. Ok, proviamo sui 30 Hz, filtro sulle alte, ok, un po' di medio basse in meno. Una leggera schiarita sulle alte. Ok, e poi metterei pure un leggero compressore per amalgamare un po', vediamo un po'. Considerate, io Logic non lo uso quasi mai, però devo dire che è veramente intuitivo. Fare un classico compressore proprio ratio su 1,5, attacco 10 millisecondi, pure 12. Release 200 e lo faccio lavorare massimo 1 dB, 1 dB e mezzo. Ok, ecco, direi che per me ci siamo, quindi riassumendo, si parte da una melodia, poi una drum machine scritta così, cassa e rullo, insomma, classici, con un Charlie tutto storto che a volte si dimezza, a volte si raddoppia, melodia ovviamente con un suono più horror possibile, e poi il bassone synth bello lungo, chiuso e un po' distorto. Questa è la base di come si fa un beat trap. E direi insomma che non ho altro da aggiungere, spero di essere stato esaustivo, ho cercato di essere anche velocissimo perché non mi ha da annoiarvi. E come ho detto prima, questa sessione ve la metto in free download su un link in descrizione, così potete scaricarvela e potete tranquillamente vedere nel dettaglio quello che contiene, quello che è stato fatto, anche se ripeto che per la maggior parte di quello che ho utilizzato erano preset e li ho un po' sistemati, come avete visto. E direi che è tutto qua. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un bel like e ovviamente per stare aggiornati, iscrivetevi al canale. Vi abbraccio a tutti, grazie per avermi guardato ed ascoltato. Per oggi è tutto, love.